proseguiamo con l'onorevole Mor. Che... Sì, io penso che la questione Google a livello europeo sia una questione che dovrà risolversi appunto nelle sedi con cui, cioè, non sono cose che passano attraverso di noi, e spero si risolva in una maniera che tuteli i bilanci in maniera corretta, la necessaria concorrenza e la necessaria innovazione. Io, per quanto appunto ho letto gli elementi che differenziano questo caso da quello che capitò a Microsoft negli anni 2000, sono abbastanza sussistenti, e quindi se la decisione sarà quella di accettare sostanzialmente di non penalizzare così tanto un'azienda come Google per i servizi che offre, penso che appunto ne giovi comunque tutto il sistema. Ecco, a livello italiano, quello che a me preoccupa molto, mi preoccupa a livello italiano e a livello europeo contrapposto agli Stati Uniti, è la nostra posizione, quanto indietro siamo rispetto a quello che potremmo essere, quindi come Europa rispetto agli Stati Uniti, cioè, e come Italia rispetto ai nostri competitor europei, perché lì è la grande sfida che riguarda sia la app economy, ma tutta l'economia digitale, perché poi adesso noi chiamiamo app economy quello che si porta su app, ma ormai ogni nuovo business digitale sostanzialmente da internet viene portato su applicazione. E questo fa sì che l'Italia sia di gran lunga indietro rispetto a tutti i competitor europei. Noi abbiamo avuto negli ultimi anni addirittura una decrescita di quelli che sono gli investimenti in imprese digitali. Sono stati 200 milioni circa i soldi investiti l'anno scorso a fronte di 7 miliardi e mezzo in Inghilterra, quindi 40 volte in meno rispetto agli Stati Uniti, 20 volte in meno rispetto alla Francia, 5 volte in meno rispetto alla Spagna. E questo tocca appunto la creazione di posti di lavoro e la creazione di crescita economica in tutti i sensi. Quindi mi interessa che sia app, ma come diciamo, quando si parla di economia digitale a 360 gradi, perché poi questo fa sì che non ci siano quei campioni europei e tantomeno quei campioni italiani che possono andare a contrastare queste leadership dominanti di Google, di Facebook o diciamo dei grandi player a livello mondiale. Io prima di entrare in questo ruolo istituzionale ho fatto imprenditore nel mondo offline, ma poi ho lavorato nel gruppo Alibaba, quindi una delle più grandi multinazionali del mondo cinese, e ho visto quanto in Cina sta accadendo e quanto la Cina sta investendo per diventare il leader mondiale del digitale, con delle soluzioni che sono ancora più avanzate rispetto a quelle che ci sono negli Stati Uniti e con una potenza di fuoco ancora maggiore rispetto a quella che è negli Stati Uniti e ancora di meno in Europa. Se l'Europa non si sveglierà e se l'Europa non avrà una strategia globale di contrasto a questi competitor mondiali, diciamo, ci saranno problemi di crescita economica per tutti. E quindi mi fa sorridere vedere molte volte la chiusura che noi come italiani o comunque una parte delle forze politiche ora al governo diciamo immaginano di un'Italia staccata dal resto dell'Europa, di un'Italia che non agisce insieme all'Europa su determinate tematiche, perché la battaglia dell'innovazione tecnologica è una delle battaglie in cui la forza dell'Europa unita sarà realmente centrale per far sì che appunto non veniamo spazzati via dall'innovazione o subiamo l'innovazione. Quello che abbiamo visto in questi ultimi mesi, ovvero il caso Cambridge Analytica con Facebook o casi come questo di Google, sono tutti casi che sono possibili perché l'Europa non ha una voce forte, non ha una voce unita, e i singoli paesi da soli contano sostanzialmente nulla. In questo appunto c'è necessità di stimoli, cioè anche all'interno dell'Europa ci sono però paesi che si muovono in una certa maniera, altri che si muovono indubbiamente molto molto di meno. Ecco, abbiamo visto Macron che in maniera molto intelligente ha messo insieme l'avvento di Trump e l'avvento di Brexit per cercare di attrarre il più possibile investimenti e innovazione in Francia, e ha appunto messo sul tavolo circa 10 miliardi di euro a leva sostanzialmente per poter moltiplicare gli investimenti in innovazione. Abbiamo visto appunto paesi come Israele, che sono grossi come il Lazio con 9 milioni di abitanti, eppure hanno 59 aziende quotate al Nasdaq e hanno prodotto appunto aziende che hanno con capitalizzazioni miliardarie, laddove da noi in 18 anni dall'avvento di internet soltanto due aziende hanno raggiunto un miliardo di capitalizzazione, sono state definite cosiddette unicorni, cioè quindi mentre in Svezia e in Finlandia sono state 8 l'anno scorso in entrambi i paesi. Quindi siamo molto indietro. Questa legislatura avrà gioco forza, diciamo,
nei 5 anni di una legislatura il mondo cambia, il mondo digitale cambia in maniera forte. In Italia ancora non si parla di cosa si possa fare con la blockchain, non si attraggono investimenti in blockchain, ci sono delle possibilità inesplorate sul mondo dell'intelligenza artificiale che ancora non sono normate, ma soprattutto io penso che uno dei focus che noi dovremmo avere sarà quello di incentivare questi investimenti in innovazione tecnologica, e dovrà essere un'attività che andrà fatta in maniera completamente trasversale, non soltanto a livello di governo ma a livello di Parlamento, perché sono tematiche talmente di buon senso che a mio avviso dovrebbero essere votate quasi all'unanimità dalle forze politiche. Noi in particolare stiamo portando avanti un'idea di, appunto, una serie di interventi dall'opposizione, quindi non avendo l'agenda di governo, una serie di interventi che mirino ad aumentare quelli che sono gli investimenti in imprese innovative, quindi investimenti nel mondo delle applicazioni digitali, che passano attraverso una 4-5 punti, diciamo, che ancora non sono stati toccati dalla legislazione precedente. Quindi poi su questo ci sarà un dibattito franco anche insieme ai colleghi dei 5 Stelle, ai colleghi del governo, perché appunto è talmente urgente quello che l'Italia deve fare, e talmente sono semplici le cose che possono essere fatte semplicemente copiando bene quello che hanno fatto gli altri. Mi riferisco in particolare al modello SEIS fatto in Inghilterra, per cui il 50% degli investimenti privati in economia digitale vengono portati in defiscalizzazione della dichiarazione dei redditi, e un ulteriore 50% viene portato se c'è una perdita sull'investimento in startup, per esempio, molto semplice, che possa essere utilizzato. Altro è per esempio l'utilizzo dei PIR, lo strumento che è stato varato dal ministro Padoan per raccogliere i fondi da destinare alle piccole e medie imprese, dedicare una quota parte agli investimenti in innovazione, investimenti in venture capital. Sono una serie di punti che poi mi farà piacere condividere anche con voi, se volete appunto darci la vostra opinione come operatore interessato alla tematica, e che poi appunto porteremo in commissione per cercare di far sì che questa economia delle app, che è l'economia, una delle economie del futuro, non certamente la economia centrale, ma una delle economie del futuro, possa portare seriamente a un livelli occupazionali forti, perché ad oggi 1 milione di posti di lavoro in Europa sono niente, sono 300 milioni di persone, sono pochissima roba. Però, diciamo, vedendo attendere quello che accadrà, tutta l'economia reale stessa dei salti in avanti li potrà fare anche grazie a questo tipo di attività economiche. Io penso che una delle cose migliori fatte dal nostro governo precedente sia stato il piano Industria 4.0, con cui dei soldi sono stati messi per incentivare gli investimenti in economia digitale di qualsiasi tipo, e quella sia stata appunto un esempio di come la defiscalizzazione possa essere usata per fare dei salti in avanti su appunto un campo in cui ancora troppo siamo indietro. Grazie. Grazie. Allora direi